Allora, fratello caro, visto che tu sei un grande genio della musica e con nessuno può parlare di musica con te, allora ti posso dire solo un paio di cose, che di te ho ascoltato veramente poco, ma mi è bastato per capire quanto una merda sia la tua musica, e te lo dico proprio col cuore in mano, senza nessuna invidia, quello che penso io e quello che pensa pure mezza scena, solo che nessuno forse ha il coraggio di dirtelo per qualche motivo. C'è da dire che live, questa leggenda che io live faccio schifo è una leggenda che è nata da qualche rapper amico tuo che io ho distrutto molto facilmente, diciamo, con una sola rima, senza neanche scrivere un diss incompleto, perché era l'unica cosa su cui mi potevano attaccare, perché io a mia volta li avevo attaccato su sta cosa del live, visto che giocano a fare gli animatori da villaggio, invece di fare un live con le palle. E quindi tu che non sei mai venuto a un live mio, forse, o se tu fossi venuto avresti sicuramente imparato qualcosa, non sai di cosa stai parlando. Invece ho visto molti video dei tuoi live con i bidoni della spazzatura con le bombolette scritte sopra, che ci riportano negli anni 90, dove tu fai continui, ti ostini a voler portare avanti questo stile della roba vera, dell'underground, quando fai uscire i video promozionali su Pornhub, che è una cosa che neanche Fedez avrebbe mai fatto, e quindi diciamo vuol dire che veramente tu non sai di cosa stai parlando, perché se tu fossi venuto a uno dei miei live avresti visto che io canto per 2 ore di fila senza nessuna doppia, senza nessun effetto sulla voce, canto i ritornelli, canto e rappo ogni strofa, capisci? Con la gente che piange, si emoziona, mi butta i reggiseni, salta e si masturba mentre io canto, capisci? Quindi vuol dire che stai parlando di un artista che tu non conosci. E anche questa è una grande bugia, perché io ti rispondo con una storia molto più breve della tua, visto che hai detto che ho impiegato 40 minuti a fare l'opinionista, quando tu hai impiegato 2 ore a mandarmi una strofa che ha una storia che sembrava un film. Adesso prendo il mio telefonino inglese e faccio uno screenshot del messaggio che mi hai mandato quando è uscito Malamore, dove dicevi che era il disco più fresco. Adesso prendo il mio telefonino inglese e faccio uno screenshot del messaggio che mi hai mandato quando è uscito Malamore, dove dicevi che era il disco più fresco degli ultimi 10 anni e che capivi tutte le parole, anche quelle napoletane. Mi sono anche dimenticato di taggarti. Dicevo, adesso faccio lo screenshot del messaggio che mi hai mandato quando è uscito Malamore e vediamo se tu sei una persona sincera o sei un grande bugiardo che vuoi far credere alle persone che tu non conosci la mia musica. Tu la mia musica la conosci benissimo. In playlist ci sono 5-6 rime identiche alle mie, identiche a quelle del disco mio. Nel tuo mixtape ci sta un beat completamente copiato dal mio. Canti il ritornello con la mia impostazione vocale. E quando ci siamo beccati all'Arenile a Napoli e tu volevi chiudere il concerto nella mia città, io ti dissi: fratello, mi dispiace, ma qua io non posso suonare prima di te, siamo nella mia città. Mi dicessi: lo sai, anche io come te ho fatto un pezzo con la chitarra, con la differenza però che i miei ritornelli me li canto io, non li faccio cantare una cantante inglese, e fa pure cagare quel pezzo. Quindi, tra l'altro, evitiamo proprio di dire bugie, perché tu la mia musica la conosci veramente molto bene, ok? Detto questo, io ho solamente commentato un post di una persona che da anni a questa parte non fa altro che atteggiarsi come un animale, perché se uno si vanta dei propri numeri, ok, però se inizi a dire che la tua roba è migliore di tutti, tu stai offendendo tutto il resto della scena, ti stai mettendo contro tutti, non hai rispetto per l'arte degli altri, capisci? Quando la tua roba è ok, ma non è il meglio che c'è in Italia. E mi sono rotto il cazzo di vedere il tuo movimento di questo Danny Five, che prima vuole fare il tipo con le trecce colorate, poi se le taglia diventa di nuovo rapper e glielo perdonano tutti perché siamo in una nazione di idioti. Mi sono rotto il cazzo di vedere questi finti techno raver che vengono dal punk rock del cazzo, che poiché non funziona il rock e non puoi fare il batterista, ti sei buttato nel rap. E prima hai iniziato con la dubstep, poi sei tornato all'hip hop, poi sfottevi Sfera e poi ci fai un featuring. Fratello, poi ci fai un featuring. Fratello, sei Fedez 2.0 e ci hai rotto il cazzo. E poi un'altra cosa, pezzo di merda.
quando fai le storie, non fare l'accento napoletano, capito? Perché io non ho mai sfottuto il vostro accento, idiota di merda. E poi la seconda cosa, io non dico a classifica, stammo forte nel ritornello, pisciaz, quindi informati e sentitelo il pezzo, che forse inizi a capire la musicalità cos'è. Oh, mi sono un attimo dimenticato di dire una cosa, non tanto in risposta a Salma, ma più che altro in risposta a chiunque stia dicendo che io mi sono autoproclamato re di Napoli. Una piccola breve storia per capire un po' il mio discorso. Quando io facevo parte del gruppo dei Gosang, che ha fatto la storia del rap italiano e napoletano, quindi questo certifica il fatto che io non sia un rapperino da Instagram, come dice il rapper migliore del mondo, Salmo Lebonski, con i capelli ossigenati come noi trapper, mi hanno talmente distrutto di merda a me e si sono alleati tutti contro di me per affossarmi sempre di più nel cesso, e il mio ex socio, i suoi nuovi amici e tutti i rapper salernitani e napoletani che si sono uniti per far sì che io facessi una pessima fine musicalmente parlando. E quando io sono risalito col duro lavoro, con dischi, con anni buttati nello studio a rompermi il culo e a cercare di rinnovare lo stile, a cacciare cose nuove, argomenti, idee nuove all'avanguardia, mi sono sentito di togliermi qualche pietra dalla scarpa, ok? Perché prima di allora mi stavano tutti cercando di distruggere, quindi se con un solo disco ho ribaltato la situazione da solo contro mezza scena campana alleata contro di me, credo che abbia il diritto di poter dire qualcosa, perché io da solo ho vinto una guerra, perciò ho detto il re di Napoli ha niente alla concorrenza. Poi da là in poi è stato il mio pubblico a prendere questa frase e a renderla ancora più grossa. Io ho solo risposto a una valanga di dissing messi su musica, in musica e non, che mi erano arrivati in quegli anni, ok? Peace and love. E se vuoi fare un dissing lo puoi fare. Litigate e quando fate la gara che ha il pistolino più lungo non mi tirate in ballo, e soprattutto iniziate ad avere 40 anni, dovreste avere altre priorità nella vita, tipo farvi con bimbi. Non litigate e quando fate la gara che ha il pistolino più lungo non mi tirate in ballo, e soprattutto iniziate ad avere 40 anni, dovreste avere altre priorità nella vita, tipo farvi controllare la prostata. E dovete avere bella aria condizionata, bella potente per stare a dissarvi su Instagram con tutto sto caldo, ragazzi. Ma che cazzo di voglia ci avete? Ma poi con tutti i soldi che fate, ma che cazzo ve ne frega? Sicuramente musicalmente è una bella sfida. È una bella sfida. Gang contro way. Ma che cazzo ne so? Non mi tirate in mezzo, ragazzi, visto che mi avete scritto in 200.000. Non mi tirate in mezzo a me, dai, che fa troppo caldo. Comunque, visto che mi avete tirato in mezzo in 200.000 su questa storia di Salmo e Luque, e grazie Salmo per l'agitazione, avete scritto in privato, rispondimi, intanto non fare il VIP, porca miseria. E che devo dire in proposito? Io ci ho pensato un po', la cosa che devo dire è alla mia ragazza, gli devo chiedere scusa perché ci ho litigato prima, adesso è andata via con la bambina a fare la spesa con sto caldo, sono qua in casa in paranoia a fare le pulizie. Amore, torno a casa, dai, scusa.